Via, si parte, iniziata Sassuolo-Juventus, la 30ª giornata del campionato di Serie A. L'ex Lorient, il pallone per Maxim Lopez, in zona tiro, allarga per Bairami, il controllo, Bairami! Non c'è deviazione di Perin, primo brivido del match al 20esimo. Pallone per Frattesi, entra in area, Frattesi! Va a colpire l'esterno del palo. Kostic sul secondo palo dove c'è Bremer, l'ultimo tocco è il suo, pallone largo. Va Paredes al centro, il pallone verso Danilo, si impenna, Consigli non si fida della presa con i pugni, poi allontana Bairami. Poi Maxim Lopez ci prova, si allunga sulla sua sinistra Perin e va in angolo. Pallone in mezzo, il colpo di testa, Perin, mostruoso, mostruoso, Mattia Perin. Un'altra parata che vale come un gol. Dentro l'area c'è anche Rabiot, il pallone per Danilo, ci prova con il destro, Consigli dice di no, si è accesa la partita. Palla per Bairami, va in mezzo, attenzione il pallone che scorre, Gatti! Quasi sulla linea di porta. Pallone in mezzo al centro, il colpo di testa di Vlahovic. Poi il pallone rimesso in mezzo, è tutto buono, attenzione a Erlich che fa la sponda, non si è alzata la bandierina. La conclusione di Bairami, poi il palo dopo la deviazione di Gatti. Un altro angolo, che brivido per la Juve al 63. Sempre Bairami, un altro traversone insidioso, poi c'è Fagioli, attenzione a De Frel. In girata con il sinistro. Fa 1-0 per il Sassuolo al 65esimo minuto. Pallone al centro, il colpo di testa, intervento fantastico di Consigli, la toglie da sotto l'incrocio. Colpo di testa di Rabiot, si supera Andrea Consigli. Chiesa prova a dargli fastidio, gli porta via il pallone, bravo Federico. Poi il pallone per Di Maria, Di Maria, Di Maria! Pallone alto, in un fazzoletto, si è girato. Ha saltato un uomo e ha calciato, pallone alto. Pallone in mezzo, verso Rabiot ancora una volta, anticipa tutti, pallone alto questa volta. Allora Consigli va al rinvio ed è l'ultimo pallone del match. Arriva il triplice fischio, finisce 1-0 per il Sassuolo.